leggere di più. Non è questo il sogno, il desiderio, l'aspettativa inizio anno di ogni lettore appassionato che popola la rete e BookTube? E infatti qui su BookTube è pieno di tutorial, segreti, consigli, listoni su come leggere di più, sempre di più. Ma quello che davvero desideriamo è leggere più libri dell'anno precedente, leggere un sacco di libri, o arrivare alla fine dell'anno, guardare la lista di quello che abbiamo letto e essere soddisfatti perché abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati inizio anno. Leggere di più, certo, ma anche leggere generi diversi, provare qualcosa di nuovo, recuperare più classici, scoprire nuovi autori italiani, eccetera, eccetera. Se anche a voi è capitato a fine anno di rimanere un po' delusi perché non vi siete resi conto, paf, l'anno è finito e non avete raggiunto un determinato obiettivo, non avete letto un classico che ci tenevate tanto a finire, non avete esplorato nuovi generi, insomma, guardando le vostre letture vi rendete conto che vi siete fatti un po' prendere dall'onda del momento e che non avete pianificato per bene o comunque vi siete dimenticati di fare le cose, forse ho la soluzione che fa per voi. Sicuramente quello che io ritengo un ottimo consiglio, ovvero vi voglio portare nel magico mondo degli spreadsheet dedicati alla lettura, ovvero, come li chiamo io in italiano, i fogliettoni Excel. Prima però, lo so, Excel è una parola che mette paura. Io stessa sono un'assoluta chiavica con Excel, ma se ci sono riuscita io, potete farcela persino voi. E per togliervi ogni dubbio, in questo video vi spiego un po' di che cosa si tratta, come si utilizza e perché può essere utile utilizzare gli spreadsheet e per quale tipologia di lettore magari. E in un video successivo impostiamo insieme questo benedetto fogliettone Excel che quest'anno non ho ancora fatto, infatti sono qui che ho la smania di impostarlo perché mi trovo senza le statistiche e mi sento un po' morire, così vedrete che è facilissimo e avrete una sorta di guida tutorial. Ma partiamo dall'inizio. Cos'è sto spreadsheet, sto fogliettone Excel? È un qualcosa, un foglio Excel, un foglio di lavoro impostato sicuramente da qualcuno più bravo di me con Excel, che permette di tenere traccia delle proprie letture e di tutta una serie di dati, cose, fatti, persone relativi al mondo dei libri e appunto delle letture personali, in modo che completando questo tabellone voi abbiate in automatico tutta una serie di informazioni e statistiche messe lì anche con dei bei grafici a torta. Ho deciso di creare questa sorta di introduzione e guida nel mondo degli spreadsheet perché, nonostante sia un metodo molto utilizzato all'interno del mondo anglofono, non mi è mai capitato di vedere un booktuber o comunque un lettore italiano parlarne e quindi ho deciso di condividere con voi questa mia esperienza più che positiva. Io utilizzo uno spreadsheet in particolare da oltre 3 anni e devo dire che è fantastico per tutta una serie di motivi. Disclaimer iniziale, ne esistono di tantissimi tipi, se scrivete reading spreadsheet o book spreadsheet ve ne escono una marea su Google. Io in particolare mi sono avvicinata a questo sistema di analisi delle mie letture grazie a quello di Brooke Roberts, che guarda caso è un grande lettore di fantascienza e di fantasy, quindi un lettore di genere, ma il suo fogliettone Excel si adatta a ogni tipologia di lettura. Io l'ho trovato appunto cercando cose nella community dedicata all'SFF, science fiction e fantasy, l'ho provato e me ne sono innamorata. In particolare per quanto riguarda questo spreadsheet è completamente gratuito, potete scaricarlo al link che vi lascio sotto e che troverete qua in giro, è realizzato dalla community stessa e ogni anno viene rilasciata una nuova versione con sempre nuovi miglioramenti e sempre più statistiche, sempre più figo. Se poi masticate l'inglese, esiste una guida sul canale YouTube del creatore che si chiama Let's Read, vi linko anche questo, in cui lui spiega tutta l'ava, la fava, come impostarlo e anche tutti i trucchetti, le migliorie apportate quest'anno al fogliettone di lavoro Excel, nel caso vogliate darci un'occhiata. A questo punto però vi starete chiedendo, ma perché devo utilizzare uno spreadsheet quando ho un account Goodreads? Vi do 5 buoni motivi, stile campagna elettorale, per cui lo spreadsheet può essere indicato per voi, anche perché non è solo un'alternativa a Goodreads, ma può essere anche qualcosa da utilizzare in maniera complementare per rendere ancora più figa la vostra esperienza di lettura e di amanti della statistica. Ah, se siete amanti della statistica, dei completisti, degli stomani o della gente a cui piace raggiungere i traguardi e siete spronati a leggere di più anche solo dalla challenge, dalla sfida di Goodreads, amerete lo spreadsheet, spoiler. È
super personale e tutela tantissimo la vostra privacy. Lo so che fra di voi ci sono anche dei luditi o delle persone che guardano con sospetto a Goodreads e Similia, perché di fatto sono piattaforme che hanno anche scopi commerciali, sono disegnate per questo motivo e comunque fanno una certa sorta di raccolta dati, o che vogliono tenere traccia delle loro letture ma non vogliono che il mondo sappia a riguardo anche le loro letture un po' sordide. Beh, lo spreadsheet sotto questo punto di vista è perfetto. Ve lo scaricate, ve lo caricate su Dropbox, su Google Drive, se volete sincronizzarlo con i vari dispositivi, perché potete accedervi da cellulare, da computer, da iPad, da qualsiasi device, oppure ve lo tenete direttamente sul desktop e così nessuno saprà nulla e le vostre informazioni non verranno raccolte. Quindi per la privacy, se tipo volete tenere conto delle vostre letture peccaminose, è perfetto. Oltre che essere super personale, secondo motivo, è super personalizzabile. Di fatto c'è la qualunque, può tenere traccia di qualsiasi dato, però permette attraverso la funzione nascondi di Excel, che nasconde delle colonne, o attraverso la vostra categorizzazione, di inserire solo alcuni dati e ovviare ad altri che non vi interessano. E quindi man mano che ci fate la mano e che capite cosa vi interessa e cosa no, potete disegnarlo su voi stessi e sulle vostre esigenze, il che è fantastico, cosa che per esempio Goodreads non vi permette di fare. Terzo motivo che lo rende molto indicato per una funzione complementare a Goodreads è fottutamente veloce, nel senso che sì, quando lo scaricate all'inizio dell'anno dovete dedicargli quel quarto d'ora per completare le varie cose, poi vedremo, però poi per inserire un libro ci mettete meno di un minuto e le vostre statistiche pam appaiono lì, fa tutto da solo, voi veramente dovete inserire solo i dati, volendo potete anche inserire man mano solo titolo e autore e a fine anno completarlo. Per come lo utilizzo io, viene aggiornato volta per volta perché io voglio vedere man mano che prosegue l'anno come e cosa sto leggendo, però potete fare anche così e buona, veramente è di una velocità e di un'immediatezza una volta che avete capito il sistema incredibile, molto più di Goodreads stesso. Per esempio non dovete stare a cercare l'edizione perché vi inserite voi quello che volete. Quarto motivo è completo as fuck. Se siete dei completisti come la sottoscritta, adorerete lo spreadsheet. Io lo dico ogni anno e l'anno successivo arrivano nuove funzionalità che non sapevo di voler avere. Ovviamente potete anche completare il minimo indispensabile, però se per esempio volete tenere traccia dei vostri acquisti, vedere quanto spendete mensilmente, stabilire un budget e scoprire se lo superate o no, vedere la percentuale di sconto che siete riusciti a stappare, quindi a fine anno vedere quanti soldi avete risparmiato, se siete braccini T-Rex o se siete genovesi, tenere conto e traccia di quello che avete preso in biblioteca, compresi i termini di restituzione per non far scadere niente che vi avvisa, tenere traccia di ogni statistica che voi potete anche solo minimamente immaginare, questo è il vostro metodo. Tra l'altro vi tiene anche traccia di tutte le serie, trilogie, sestologie, qualsiasi cosa logie, dove siete arrivati sia a leggerle che a comprarle. Già solo per questo, guardate, è la vita. Quinto motivo un po' opzionale, dipende un po' dal vostro carattere, ad alcuni mette ansia, io lo trovo estremamente incentivante, è incentivante appunto, perché man mano vedo durante il mese come sto andando e dico, ah caspita, sono un pochino indietro questo mese e sto leggendo poco, cioè mi ricavo una pausa in questo weekend, oppure è incentivante nel senso che, per esempio, se sto tenendo un buon ritmo di lettura rispetto ai volumi che ho comprato e non ho letto, dico, caspita, ne ho già letti il 50% di quelli che volevo leggere quest'anno, datti ne leggo un altro e vado avanti. Tanto vi tiene traccia anche dei vostri andamenti rispetto a, diciamo, degli obiettivi annuali se volete impostarli, quindi vedete se siete indietro, se siete alla pari, se siete giusti. Diciamo che è la sfida di Goodreads centuplicata sotto un sacco di categorie che vi imposta lui o che potete impostarvi anche voi. Da assolutamente accessorio, ma che io adoro, a fine anno potete stamparvi la lista di quello che avete letto e la conserverete anno dopo anno per sempre, con tutte le informazioni che avete voluto lasciare, consultabile come un amanuense o un bibliotecario di altri tempi. Oltre alle sue funzionalità, quello che rende molto appetibile lo spreadsheet è anche la vostra tipologia di letture, il profilo di lettore in cui rientrate. Ci sono per esempio alcune categorie che secondo me potrebbero trarre molto giovamento dall'utilizzo dello spreadsheet. Per esempio, i lettori con un budget, i lettori che non possono spendere molto per acquistare libri, con questo metodo, è vero, si può fare anche con le app di risparmio gestito, eccetera, eccetera, però questo è dedicato a tutti i libri e potete essere sicuri di, non so, stabilire un totale annuale che volete spendere diviso per mese. Pian piano tenete conto di quello che avete speso e se un mese sforate, quello dopo tentate di stare indietro per
riuscire ad arrivare a fine anno e dire ecco, ho speso quello che volevo, non di più, non sono stato troppo spendaccione. Oppure se non avete la più pallida idea di quanto spendete in un anno in libri, è il motivo per cui cominciare uno spreadsheet. Altra categoria di lettori per cui può tornare molto utile, i lettori che a fine anno si ritrovano sempre a dire mannaggia, volevo leggere più libri di quelli che ho comprato e ho mollato lì e mi sono completamente perso via. Ecco, potete impostare una tag tra le varie categorizzazioni dello spreadsheet dedicata alla TBR, recuperoni, eccetera, la spuntate tutte le volte che leggete uno di questi libri e man mano vedete la percentuale sul totale di quella tipologia di libri che avete letto. Per esempio io utilizzo una tag che si chiama recuperoni 2018 per quanto riguarda il 2018 e che sono, non so, un tot di libri che mi sono messa lì in una pigna che avrei dovuto o voluto leggere l'anno scorso e non sono riuscita a leggere. Oppure vecchi recuperoni, che sono quelli che vedete di solito qua sopra nei video sulla mensola, che ho comprato tanti tanti anni fa e su cui non ho ancora messo mano. Per esempio, grazie a questa tag, l'anno scorso sono arrivata a leggere questo libro, tra l'altro molto bello, di cui vi ho già parlato, che avevo acquistato tipo nel 2012 e mai avrei pensato di arrivarci. Invece, osservando le tag, mi è venuta voglia, sono andata a spulciare tra le cose rimaste indietro e sono arrivata a leggerlo. Devo dire che da quando uso questo metodo è molto più semplice smaltire un tot di libri l'anno. La categoria che forse trarrebbe più giovamento dallo spreadsheet in generale è quella dei lettori di genere. Se leggete fantastico, fantascienza, horror, eccetera, ma anche romance, per esempio, siete assolutamente assediati dalle serie, le trilogie, le duologie, le quadrilogie. E a volte, intanto che le leggi, se non le leggi uno dietro l'altro perché stanno uscendo, perché le recuperi a poco a poco, eccetera, è difficile starci dietro. Qui avete un foglio con tutte le vostre serie, che tra l'altro potete copia e incollare anno dopo anno, e a un certo punto guardate e dite ah, avete messo la tag serie, quest'anno non ho ancora letto serie, andate lì, dite vorrei andare avanti. Vi faccio un esempio, per esempio io quest'anno inizio anno ho detto ciao, voglio andare avanti subito con una serie, ho guardato dove era arrivata con la serie della spia George Smiley di George Le Carré e ho cominciato questo. Oppure a un certo punto sicuramente dirò ma dove era arrivata con la serie Rivers of London, i fiumi di Londra di Ben Aronovich, e pescherò questo. Stessa cosa per esempio Fred Vargas, che non è una serie vera e propria ma sono i libri gialli di questa autrice. Voi potete trasformare una bibliografia in una serie, come faccio io con John Le Carré e Fred Vargas, e dire ah, ne voglio leggere un altro, voglio leggerne almeno uno all'anno. A un certo punto andate a pescarlo, boh, fatto. Se siete dei lettori molto attenti alla diversità, un po' social justice, un po' reading diversity, che ci tengono a leggere più donne, più persone di etnie non caucasiche, provare autori di altri paesi, di altri continenti, questo è una manna, perché ha impostato in automatico tutte delle tag dedicate alla letteratura queer, a quella che affronta problemi della razza, l'invalidità, autrici donne, e poi potete impostare voi la vostra tag. È fantastico, anche sotto questo punto di vista nel 2018 mi ha aiutato un sacco. Un'altra categoria molto più piccola e settoriale, ma molto diffusa qui su BookTube, a cui io consiglio spassionatamente di utilizzare questo metodo, è quella di chi legge per lavoro. Può essere chi legge per studio e per piacere, deve conciliare i due tipi di studi bilanciando al meglio le letture in un mese, ma soprattutto per chi riceve copie recensioni, copie staffetta, può essere il grande recensore del Corriere della Sera, come chi ha appena ottenuto la prima copia recensione da NetGalley. A un certo punto vedrete che si accumuleranno un po' di titoli e direte caspita, chissà se li ho letti tutti, quelli che me li hanno mandato li ho già recensiti. Mettete tutto in acquisizioni, io lo faccio con le pigne di copie staffetta che ho qui, controllo di averle lette quelle che voglio leggere, spulciate quelle che mi hanno mandato in qualità di copia omaggio informativa e soprattutto di averle tutte recensite da qualche parte. Mi ha semplificato la vita in una maniera pazzesca, veramente. Se avete questa tipologia di problema, pigne di cose per caso che vi arrivano, date una possibilità allo spreadsheet. Ultima categoria, i non lettori. Io faccio una copia del fogliettone e lo utilizzo anche per i fumetti. Volendo potete integrare tutti insieme, io preferisco tenerli a parte e questo aiuta tantissimo se per esempio seguite serie lunghe tipo i manga. E per i film. Allora, per i film il sito di riferimento è Letterboxd, che è la vita, per tenere traccia di quello che vedete, rimanere in community con i vostri amici, ma io utilizzo tantissimo lo spreadsheet, a parte perché adoro avere a fine anno la stampata di tutti i film, ma per tenere d'occhio tutta una serie di recuperi e cose con cui voglio stare alla pari. Tipo a un certo punto voglio essere sicura di aver coperto bene varie nazioni e paesi,
E questo ha una cartina geografica che si aggiorna man mano che voi guardate film o leggete libri, e vi fa vedere i film e i libri di quale nazione state leggendo di più. Quindi se io dico, caspita, però sono rimasta un po' indietro sulla scena latinoamericana, mi getto, completo e guardo. Poi io ho proprio una sensazione di completezza esistenziale quando vedo, per esempio, una nuova nazione che si illumina e vedo la mappa che pian piano si completa. Sono piccole gioie della vita, però per me è una grande gioia. E quindi adesso non mi vengono in mente altre tipologie, per esempio non credo sia molto utile per le serie TV, però sicuramente è talmente personalizzabile che potete adattarlo a vostri vari hobby, interessi, passioni. Per i film e per i fumetti è fantastico. Per quanti sono arrivati fin qui incuriositi o interessati sull'argomento, vi faccio vedere il mio spreadsheet dell'anno scorso. Disclaimer, quello di quest'anno la grafica è un pochino diversa, ha più funzionalità, ma il concetto sostanzialmente è quello. E quindi andiamo via a questa esplorazione. Questa è la schermata principale dello spreadsheet che, come vedete, io ho caricato su Google Drive. Allora, trovate qui sotto alcuni fogli, acquisizioni, la lista dei libri, do not finish, i libri che non avete finito, io non la uso, sommario, charts, le grafiche a torta per chi non ha una mente matematica e ha bisogno dei grafichini a torta per capire le cose, il tracking, quello che vi tiene tutte le impostazioni delle serie, le categorie, che è la parte che dovete completare all'inizio per poi avere le statistiche, e vabbè, i credits del foglio di lavoro. Allora, qui potete vedere le mie letture del 2018, vedete c'è un titolo, prendiamo, non so, tipo Il mostro della reclusa, autore Fred Vargas, vi metto il sesso dell'autore e del protagonista, il paese, il tipologia, letteratura per ragazzi, per adulti, young adult, eccetera, il genere, ve li impostate voi, romanzo, non romanzo, antologia, racconto breve, il formato ebook, paperback, se è copia digitale, copia fisica, il numero delle pagine, l'annata di uscita, la casa editrice, il voto che gli avete dato, in questo caso per me è una copia staffetta che mi ha fornito l'editore, nuova, dove l'ho comprata, che utilizzo raramente, se l'avete letto in lettura, perché questa è ancora in lettura? Ah sì, è giusto. E se è un volume unico, se è una serie in corso, se è una serie in corso a che volume è arrivata, tipo Il mostro della reclusa, il 12° volume, se considerate tutta la bibliografia di Fred Vargas, la data di inizio, la data di fine, i giorni che ci avete messo a leggerlo, se in questo caso anche la recensione, in questo caso era planned, quindi l'ho pianificata ma poi non l'ho fatta, sui siti, e vedete, io in questo caso l'ho messo in repulisti serie perché ho messo la tag, appunto, sono andata avanti su questa serie per vedere alla fine dell'anno quante serie ho letto. L'ho letto in italiano, fine. Ovviamente voi potete anche mettere molte più colonne perché ce ne sono altre che io ho nascosto, o anche molte meno. Vediamo cosa succede a questo punto in concreto quando voi andate a completare queste colonne. Allora, io all'inizio dell'anno ho stabilito che volevo leggere 50 libri, 4 al mese, e quanti ne partivano dalla TBR, ho messo un numero a caso. A fine anno mi fa vedere in percentuali, in pagine, in numero di libri, quanti ne ho letti secondo il genere. Tipo, ho letto 9 libri di fantascienza, che sono il 23% del mio totale. Poi vi fa vedere quanti libri per adulti, per ragazzi. Tutto quello che vi ho elencato prima ve lo metto in statistica. Tipo, mi dice che per quanto riguarda gli autori, no, cioè, tipo, per i protagonisti ho letto 10 libri con protagonisti donna e 24 con protagonisti uomini. Se volete mantenere la percentuale di autore e autrici equilibrata, vi può essere molto utile. La parte che io trovo più utile, vabbè, vi dà una percentuale anche della lunghezza e dell'annata. Tipo, io ho letto 9 libri che andavano dalle 400 alle 499 pagine, mentre ne ho letti 8 dalle 100 a 199, quindi potete anche stabilire, se leggete molti tomazzi, come ripartire le vostre letture. Una cosa che io adoro è questa, le annate. E io l'anno scorso, a parte gli anni 80, sono riuscita a leggere almeno uno di tutte le annate dall'inizio del 900 fino ad oggi. E poi mi fa vedere che, ricevendo molte copie staffetta, ne ho letti 9 dell'anno in corso e 20 dei 2 anni precedenti.
Un'altra cosa che amo molto, questa colonna che vi fa vedere quanti ne leggete al mese. Per esempio, vedete qui, io vedo che luglio è stato il mio mese top e questo vi può aiutare a pianificare le vostre letture, magari mettere i volumi più corposi quando nel mese che vedete dalle statistiche in cui avete più tempo e riuscite a dedicarvi di più. Vi fa vedere le pagine per mese, perché magari avete letto solo due libri, ma erano due libri da 1000 pagine, quindi vedete in realtà qual è il mese in cui avete letto di più. Per esempio, vedete che le mie statistiche crollano tra agosto e settembre perché c'è il Festival di Venezia, sto 2 settimane inchiodata a Venezia e non riesco a leggere manco mezza pagina. Se potessi mettere le press book e press release, invece sarei piena. E vi fa vedere il totale sulle serie, e volevo farvi vedere tutte queste cose, ve le fa vedere se avete una mente poco matematica come me, anche sui grafici a torta. Vedete, per esempio, guardiamo i generi, i libri per genere. Io leggo prevalentemente fantascienza, sai che novità, contemporary fiction e fantasy, ma per esempio avevo incrementato molto l'anno scorso la literary e le detective stories. Poi, per esempio, una cosa che io amo alla follia, in cui vi fa vedere gli stessi dati come l'anno scorso, vi fa vedere gli editori. Per esempio, qui vedete che ho un sacco di libri di edizione O che prima non avevo, semplicemente perché ho aperto un canale con loro per far uscire le recensioni sui giornali, e quindi ricevendo le loro copie di recensione ovviamente ho letto di più rispetto a loro, però ho letto anche parecchia micro editoria, cosa di cui sono molto contenta. Vedete anche dove avete preso la maggior parte delle cose. Per esempio, ho letto la maggior parte dei libri in copia staffetta, però anche dalla biblioteca, acquistandoli in regalo o in omaggio. E vedete dove li avete comprati. Ah, e questo per esempio è la grafico con tutte le vostre votazioni. Vedete per esempio che il mio è sbilanciato su 3.5, il che vuol dire che è stata una buona annata. Però ce ne sono anche due a cui ho dato una stelletta in mezzo. Vedete le pagine per mese, i libri per mese, come andate rispetto ai vostri obiettivi. E poi, eccolo qua, il sesso degli autori. Vedete che c'è una netta prevalenza di uomini e io leggo già parecchie donne rispetto al lettore medio. E poi, il mio amore, la cartina. Allora, trovo sia un po' sbagliato questa cosa che gli stati in cui leggete di più sono quelli in verde e man mano meno rosso. Che senso ha? Dovrebbe essere il contrario. Però vedete che l'anno scorso, incredibilmente, ho letto il 25% degli autori italiani, poi il 15% statunitensi. Sono riuscita a invertire questa, come si può dire, quantità, mentre prima erano quasi tutti statunitensi. Ho letto una marea di giapponesi e di questo mi ha molto aiutato lo spreadsheet, perché ogni tanto dicevo incrementiamo il Giappone qui. Poi un'altra cosa, se leggete anche in inglese vedete quanto avete letto in italiano e in inglese. Io per esempio l'anno scorso ho letto un quarto delle mie letture in inglese, in realtà anni precedenti era molto di più, ma poi ho cominciato a leggere le copie di recensione. La diversità, per esempio, ho letto una metà senza particolari cose, dell'altra metà cose repulisti serie. Per esempio, ho letto 7,5% dei libri che facevano parte delle serie, ma alcuni sulla malattia mentale, il 12,5% queer, letteratura queer che sapete amo molto, eccetera eccetera. Un'altra cosa che vi voglio far vedere è il tracking delle serie. Queste sono le mie serie, come vedete George Smiley, John le Carré, qui è quello del 2018 quindi non è aggiornato, The Looking Glass War, che è questo qui, è il prossimo da leggere. I libri nella serie George Smiley sono 9, ne ho letti 3 e ne posseggo 5, e così via andare. Se avete finito o li possedete tutti potete mettere yes, e vi fa vedere anche la percentuale di lettura. Per esempio, quelli di Hercule Poirot ne ho letti solo l'8%, perché sono 38 in tutto e ne ho letti solo 3. E direi che anche qui abbiamo finito. E questo è tutto quello che avevo da dirvi sugli spreadsheet. Se vi interessa, volete impostare uno spreadsheet, magari quello che utilizzo io, ma non sapete bene come fare, non vi preoccupate, vi caricherò a breve, lo farò apparire qui di lato e qui sotto sicuramente, poi verrà caricato sul canale, un video tutorial in cui passo passo ci scarichiamo la versione 2019 dello spreadsheet e lo completiamo pian piano. Io non l'ho ancora fatto, lo faremo insieme e ci divertiremo un sacco, soprattutto se avete manie completiste come la sottoscritta. A presto, sempre qui su Gerundio Presente.